E non possiamo che definirla una debacle storica, quella che si è conclusa questa notte in Brasile, la partita tra Spagna e Olanda, finita addirittura 5-1 per l'Olanda, manita, come dicono gli spagnoli, cioè 5 gol di intera mano, contro però il contrario per la Spagna, che è la Roja, questa squadra iberica. Che rappresenta una vendetta da parte dell'Olanda in quanto della finale del 2010 in Sudafrica, purtroppo Spagna, spagnoli. Una Olanda annichilita, 5 gol fenomenali, sia Robin Van Persie, numero 9 centravanti dell'attaccante dell'Olanda, che sia ecco, possiamo definirlo pelato, che lo è, Arjen Robben, altro. Classe, un'altra doppietta. Stupendo il primo gol in tuffo a volo d'angelo, colpo di testa, che quando poi gol di non perdo bene, quando ero piccolo e amico sottoscritto, un lancio lungo che c'era un contropiede e sul ben oltre il fuorigioco, grazie alla linea lasciata virtuale di campo, si vede almeno 2 metri, diciamo fuori dal in gioco, possiamo dire, e quindi tuffo di testa su palla alta, sul lancio dalla sinistra da parte di Robby Van Persie, con un pallonetto che va a scavalcare il portiere della Spagna, che è stato uno dei peggiori in campo, ma non tanto, insomma, anche perché la difesa spagnola è stata praticamente inesistente. E abbiamo visto quindi una Spagna sembra addirittura demotivata, poco concentrata, poco determinata, lanciato le mani di tanti altri campioni, che spesso a finire perché comunque è un personaggio spinto della difesa spagnola, fidanzato, anche la canzone di questi mondiali. Vediamo quindi velocemente un po' di gol sul calcio di rigore che Xabi Alonso porta in vantaggio la Spagna a metà del tempo, ma poi reagisce l'Olanda, pareggio al 44esimo con Robin Van Persie e al 53esimo Robben, al 65esimo Stefan De Vries e all'80esimo Arjen Robben, e poi anche al 72esimo Robin Van Persie, che fa manita per la Spagna. Quindi si vince già da questi film, da queste mie partite, che non c'è nulla di prescritto, certo il cammino è lungo, ma già si vede che la Spagna, secondo me, già inizia a perdere dei punti sulla vittoria finale. Ripeto, il cammino è lungo, però buongiorno, si vede. Questo è un breve commento, volevo anche